Scrivilo sui muri, disegna la storia della città, racconta la tua storia e come l'una e l'altra si fondono nel contesto urbano. È questo l'invito che la Fondazione Aria e il Comune di Pescara hanno rivolto ai quattro street artist Erika Ilcane e Bastardiglia, Alessandra Carloni, Alessandro Max, chiamati a realizzare i loro interventi in tre luoghi simbolo della città. Quando si è ideato questo progetto con Fondazione Aria, la prima cosa a cui abbiamo pensato è rendere un tantino più bella questa città, iniziare a fare qualcosa. Io spero che ci sia un effetto emulo per il futuro. Il nostro progetto è triennale, quindi quest'anno sono i piloni più la località di Zanne del quartiere San Donato. Io sono oltremodo soddisfatto della bellezza di ciò che stanno realizzando gli artisti, veramente inaspettato. Il direttore artistico Sonsini è stato rigoroso nel seguirli e nel prestare attenzione a che le cose fossero, diciamo, non solo di interesse ma graditi alla comunità cittadina. Quando è nata la street art è nata a mo' di contestazione abbastanza dura, pesante. Oggi c'è stata una bella evoluzione, quindi anche gli artisti si sono evoluti nel rappresentare un po' di cose più positive. Dovevo raccontare, diciamo, delle vite di periferia, omaggiando questo quartiere che è il quartiere di San Donato, nella rappresentazione di due personaggi che sono stati comunque un esempio di azioni territoriali. Uno è appunto questo parroco Don Italo Febbo, che appunto aiutava dei ragazzi proprio di quartiere negli anni 50 e aveva questa caratteristica di viaggiare quasi sempre con la sua graziella, che io ho trasformato proprio perché il mio linguaggio onirico in una sorta di macchina bicicletta steampunk volante, insomma un po' meccanizzata, come è tipico del mio linguaggio. Invece nell'altro lato è rappresentato questo professore, questo insegnante Luciani, che fu fondatore anche di questa rivista Il Monitore, che è proprio una rivista di Pescara, insomma, anche lì era un elemento, cioè fu una figura simbolica perché introdusse proprio la cultura, o cercò comunque di impiantare un sistema culturale in una zona che magari, ecco, fino ad allora era abbandonata, se vogliamo. Tra l'altro proprio sui muri del centro Britti, che è comunque anche un centro di aggregazione culturale del quartiere, quindi quanto mai è pertinente. Questi personaggi in qualche modo hanno fatto per questo quartiere, hanno fatto un'operazione per portare speranza poi alla fine anche nelle realtà più emarginate. Tra l'altro i tuoi personaggi sono senza occhi proprio perché la dimensione onirica viene esaltata dal saper guardare oltre, senza gli occhi, cioè oltre, ed è forse anche proprio la visione di questi personaggi che hai raccontato, quelli di aver immaginato un futuro diverso. Anche, sì, in questo caso può essere raccontata in questa maniera. Fondamentalmente il fatto di non caratterizzarli è proprio per renderle delle icone, fondamentalmente quasi delle appunto simbologie del sogno, e raccontare ogni volta un messaggio diverso a seconda del luogo in cui sto operando. 'Cause I'm being far-